pasticce, lasciate perdere il mio smalto che è davvero schifosissimo, ma mi si stanno sfaldando tutte le unghie, quindi gli smalti rimangono ancora meno sulle mie unghie. Niente, questo qua è sulla mia Nail Polish Collection. Questa qua è tutta la mia Nail Polish. Eccoli qui, una panoramica. Alcuni, gli devo dire la verità, ho anche finito alcuni smalti. Due, penso. Uno è caduto e l'altro l'ho finito. Comunque, iniziamo subito, partiamo da qui. Abbiamo due smalti della Catherine Early. Facciamoci una messa a fuoco, ok. Sono bellissimi entrambi. Quello verde è il 120, quello rosa è 140, mi piacciono tantissimo entrambi, li trovo davvero molto carini. Io li ho messi in ordine di marca, in realtà, ci ho messo non dalla più importante alla meno importante, in ordine di marca così sparsi. Poi ne abbiamo uno di Debbie, che non mi fa impazzire tantissimo. Abbiamo da quello fino a qui. Tutti quelli di Essence di varie edizioni, ancora quelle vecchie, ovvero con il packaging così, a quelle con il packaging più piccolo, a quelle delle nuove collezioni e ancora quelle vecchie. Questo qua, ormai tanto non c'è più comunque, è uno smalto bellissimo, ma è stra difficile da togliere. Come d'altronde quelli con i glitter tipo questi, che ci sono ancora perché li ho visti. Questo qua, che l'hanno fatto col packaging più piccolo, ma c'è ancora. E basta. Poi abbiamo i tre fantastici smalti Pupa, tra cui, come potete vedere, questo qua è il mio preferito, infatti sta terminando, cioè terminando per modo di dire, però ne manca poco. Abbiamo quello di Nuba, che anche questo qua è difficilissimo da, cioè non da finire, da togliere, è davvero difficilissimo. Poi abbiamo, vabbè, questo qua è il Pro Whiter, e poi abbiamo uno di Shaka e uno della Miss Broadway, tutti e due sul dorato, mi sta facendo male, no. Poi abbiamo quello di Chanel che mi piace come pigmentazione, sì. Poi abbiamo uno dell'Extreme, uno della Lay, che è il dupe di quello di Chanel, quello della Lay. Due di Deborah, uno della Prestige. E da qua, da questo qui fino a questo qua blu, sono tutti di Kiko. Abbiamo questo qua che è il Cracking, quello argento. Poi abbiamo tutti questi qua. Abbiamo Yes Love e Maybelline. Non so se lo sapete, ma mai quelli di Kiko con quello che contengono non mi fanno per niente impazzire perché contengono molto molto molte schifezze per le unghie, quindi non vanno per niente bene. E questi sono appunto tutti. Allora, altra cosa che vi volevo dire. Ve li fatti vedere così, se vi interessano i numeri, chiedeteli appunto giù nell'info box se vi interessa qualche smalto più dettagliato. E stop. Allora, stavo dicendo, non so. Ciao! Scusatemi, però adesso devo parlare un po' io. Allora, stavo dicendo che ieri era il 12 novembre, possiamo. No, non posso più togliere la luce, vabbè, ce la teniamo. Ieri era il 12 novembre ed era il compleanno della mia migliore amica, ovvero la Gaia, a cui saluto, a cui saluto, no, non si dice, a cui mando un bacio, volevo dire. E vabbè, la saluto logicamente, le voglio un bene dell'anima. È fantastica e ci tenevo a fare gli auguri a lei pubblicamente perché è davvero una ragazza d'oro, cioè io non ho idea di quanto bene le possa volere ed è davvero, cioè, una persona straordinaria. Io non ho parole per descriverla perché, cioè, se qualcuno me la porta via io l'ammazzo. Comunque, niente, ci tenevo a fare gli auguri di buon compleanno alla mia tata. Quindi ciao amore mio.
E niente, detto ciò, vi invito, saluto tutte le mie 143 iscritte perché siamo arrivate a 143, sono molto contenta. Saluto tutte le 140 persone che seguono il mio canale, quindi ciao a tutte, una a una, vi mando un bacio. Vi invito a mettere mi piace o non mi piace se per caso non vi fosse piaciuto il video e a iscrivervi al canale. E poi consigliarmi uno smalto che sono fuori fuoco, me ne sono accorta adesso. A consigliarmi uno smalto non sfaldi le unghie. Ragazze, mi dovete consigliare, vi prego, uno smalto che non sfaldi le unghie perché le mie unghie si stanno distruggendo tutte, non riescono più a crescere. Vi prego, mi serve una mano, consigliatemi qualsiasi prodotto che risollevi un po' le unghie perché è davvero una cosa improponibile. Niente, se vi interessa appunto qualsiasi smalto che voi avete visto, vi interessa quanto è RMS, vi interessa il numero o una descrizione più dettagliata, basta che me lo chiedate qua sotto nell'info box. Sì, dai, e dai, nei commentini, nell'info box, il link del blog. Se avete altre richieste, sempre basta commentare, mettete, vabbè, mi piace o non mi piace, questo l'ho già detto, iscrivetevi al canale e volevo dire ancora un'altra cosa? Esaudirò anche le altre due richieste che mi sono state fatte, ovvero di fare più video outfit e il video tag su cosa c'è nel mio iPhone. Appena mia madre mi chiesta il telefono per registrarlo, perché io di solito registro i video con l'iPhone, prometto di fare quello su cosa c'è nel mio iPhone. E appena oggi stavo registrando il video outfit, soltanto che ho visto che non me l'ha salvato, però l'ho visto troppo tardi e allora non potevo più registrarlo, quindi mi dispiace, però lo stavo registrando. Cioè, non me l'ha salvato, infatti ero infuriata un sacco. Allora ho deciso di fare questo qua sui miei smalti. Niente, ho detto tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Mando un bacio a tutte, 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 tutte quante voi, vecchie, nuove, vecchie, nuove, vecchie, nuove. E alle future, tanto che ci siamo. Fra poco farò un anno su YouTube, quindi ci sarà una sorpresa, ma questo l'ho già detto. Mettete mi piace, iscrivetevi, questo l'avrò ripetuto migliaia di volte. E ancora auguri al mio amore, bello, 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 bello. Ciao amore mio, ancora auguri. Niente, basta, chiudiamola qua. Ciao a tutte, pasticce!